Florence. 15 settembre potrebbe esserci caricabatterie difettoso dietro la morte una ragazza 15 anni. Che è rimasta fulminata nella vasca da bagno in seguito alla caduta nell'acqua un cavo USB lo scorso. 2 maggio a Montefalcione, nella provincia di Avellino. Il carabinieri della Mirabella e Clano Company ha effettuato decreto sequestro preventivo, emesso dal giudice investigativo della Corte Avellino, contro 5 imprenditori che operano in Toscana e Lombardia, 4 dei quali origine cinese. A seguito della misura precauzionale, è stato sequestrato un gran numero di caricabatterie manifatturieri cinesi. Lo Stato non è conforme agli standard di produzione della comunità e quindi potenzialmente pericoloso. I rapimenti sono stati effettuati a Calenzano e Sesto Fiorentino nella Florence. Pontedera in la provincia di Pisa e Trezzano sul Naviglio nella Milano. I 5 imprenditori sono studiati per il crimine colposo, nonché i di sul mercato e la vendita prodotti industriali con falsi marchi. Le indagini, condotte dall'esercito e coordinate dall'ufficio del procuratore Avellino, che hanno utilizzato il contributo del Dipartimento delle Tecnologie Informatiche RACIS, hanno accertato, nello stato dei documenti, l'esistenza nel tipo caricabatterie utilizzato dall'adolescente dei difetti manifatturieri uno dei componenti interni, più precisamente, il condensatore del disco di questo particolare prodotto di importazione cinese, dopo essere stato sottoposto a indagini tecniche non ripetibili, avrebbe mostrato difetti attribuibili alla scarsa qualità tecnica del materiale con cui questi dispositivi sono fatto. Secondo il giudizio di RACIS, in cui il condensatore interno del caricabatterie era stato costruito utilizzando componenti elettrici in armonia con i criteri tecnici previsti dal decreto legislativo 862/2016. La dimissione elettrica che ha causato la morte del 15enne non avrebbe avuto si è verificato. I dispositivi sequestrati erano anche privi del foglio istruzioni per l'uso, degli avvertimenti sicurezza e delle dichiarazioni conformità CE, nonché la marcatura classe Y che gli standard tecnici richiedono per i dispositivi elettronici. Queste specie